La transumanza che unisce doppio appuntamento a Sulmona nell'abbazia di Santo Spirito al Morrone, dove si è svolto un convegno scientifico sul ruolo della transumanza e sulle prospettive di rilancio del settore, e al parco fluviale con i ritmi della terra ispirato alla transumanza. Un grande e importantissimo convegno scientifico, perché intendiamo realizzare dei contenuti identitari che furono i transumanti, il più grande cammino d'Europa. Partendo dal Tratturo Magno, che partiva dalla Basilica di Collemaggio ed è passata per questi luoghi. Qui incrocia il Parco Nazionale della Maiella, incrocia gli eremi celestiniani e incrocia la città di Sulmona, che per noi è centrale e baricentrica in questo percorso. E tanto a casa ci so tornare. Sul palco i big della musica e teatro: Anna Tatangelo, Ron, Piero Mazzocchetti, Giorgio Pasotti, Vittoriana De Amicis, Daniela Musini, Maurizio Trippitelli e percussione ensemble, e Sud dell'Anima ensemble musicale. Vorrei incontrarti tra cent'anni, rosa rossa tra le mie mani, di te solo un messaggio resterà. Alla valle e sole alla collina. La transumanza è un elemento identitario per questo territorio, riconoscimento da parte dell'UNESCO come patrimonio immateriale dell'umanità, e oggi questo forte investimento anche della regione Abruzzo all'avvio anche di un nuovo percorso di candidatura europea per ulteriori riconoscimenti è sicuramente non un punto di arrivo ma di partenza, e questo concerto così importante, che insomma ha raccolto tantissimi consensi, è un momento di festa proprio nel nome dell'unione delle terre, qual è quella della transumanza. E non abbiamo bisogno di parole per spiegare quello che è nascosto. Sono un popolo, quello degli abruzzesi, un popolo molto forte, che ha saputo risollevarsi da delle vere tragedie, catastrofi, e quindi in questo senso c'è una grande accomunanza, una grande vicinanza con il popolo bergamasco, e in questo senso mi sono trovato subito a casa. Sono quelle persone, gli abruzzesi, siete quelle persone, gli abruzzesi, che difficilmente donano il cuore, ma quando lo donano è per sempre, e anche in questo ho scoperto essere veramente molto vicino, con la sensazione di familiarità, di casa. Complimenti Giorgio, credo che tu abbia capito bene allora il ruolo del direttore. Credo di sì, speriamo di riuscire poi a farlo. Grandi aspettative.